Alzati. Cuscinetto. C'è pure sta sedia. Vediamo se siamo ordinati. Forse sono un po' troppo alto così. Ma c'è pure la fotocamera al 2%. Sì, pronto signora, come stiamo? Sì, sì, alla grande. Io sono Giova, vabbè, sì, su YouTube. Sì, sì, adesso rinizierò con i video, sì, esatto. No, no, sto bene, mi sono assentato perché ho voluto prendere così una pausa da questo canale. Poi, ovviamente, non è che noi facessimo dei numeri così importanti, però comunque l'idea è quella di andare nutritivi. Sì. Perché evidentemente in 3 anni così sono approdato un po' maluccio su YouTube, nel senso che per fare grandi numeri e grandi cose bisogna partire con un progetto ben dettagliato, saper parlare, sapersi esprimere, saper presentarsi, e io tutto sommato, ecco, sono partito con le live di Fortnite, così un po' casino di là, un po' casino di là, un po' casino in giro. Abbiamo fatto dei grandi numeri quando ci furono degli scandali tipo Zerbian, però ecco, diciamo che ho ancora da vivere, signore. Io teoricamente potrei vivere, ecco, diciamo che se va tutto bene ho davanti altri 60 anni, 17, quindi più 60, 77, quindi ancora la mia vita ce ne ho abbastanza, e quindi io non ho fretta. Su YouTube, quando riusciamo, se riusciremo, sarò contento per me e per i miei iscritti. Ah, le fa piacere, va bene, va bene. Allora noi ci salutiamo, signora, poi oggi sicuramente uscirà un video con calma, perché io ho sempre avuto una filosofia fretta, fretta a fare il video, quindi stasera con calma uscirà il video e si sentirà pure nella chiamata. Questa la devo per forza mettere. Va bene, signora, ci becchiamo. Bella. C'è qualcun altro qui vicino, vedi? Ma guardate chi era! E quindi cosa significa questo? Oh? Signori, siamo al completo! Abbiamo finalmente finito questa postazione e dovevo fare la live in cui montavo la sedia! Sì, non ho fatto la live, raga, perché potevo rischiare problemi di connessione. Poi ho detto, vabbè, me la sistemo per i conti miei, perché sennò c'era il rischio che la gente entrava, usciva, offendeva. E quindi ho detto, ci facciamo noi la sedia. Ve la voglio fare un attimo vedere e adesso vi spiego tutto. Intanto mi alzo, il video è bello tranquillo. Guardate qui che sedia, guardate qui, riusciremo a fare delle live che non avrete mai visto da Giova GT, signori. Signori, adesso io vi rifaccio fare l'ultima setup della postazione, parliamo un attimo insieme perché vi devo spiegare tutto e la fotocamera si sta pure scaricando. C'è il fuoco automatico, aspettate un attimo. Non lo so, io spero che sto registrando bene, raga, perché non mi voglio fare neanche troppi problemi. Eccoci qui, finalmente la postazione è qua, sempre quella completa. Infatti, come potete notare, raga, è sempre tutto disordinato. 2 schermi, la sedia vecchia che avevo, lì c'è il casino. Le luci ovviamente belle sostanziose. Qua, raga, c'è tutto un casino che ho dovuto montare là, sempre un po' di carta che è rimasta. E adesso passiamo, prima vi faccio vedere là sopra, guardate. Ecco, non so se si vede. No, la batteria scarica, no, 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 le scarica. Probabilmente dovremmo passare dal cellulare. No, no, eppure scarico pure quello, aiuto. Allora, vi faccio vedere subito la sedia, guardate. Allora, ve la faccio vedere dal basso. Ovviamente, raga, è molto più colorata e anche molto più resistente. Questa può portare 170 kg e quella 90. Infatti io, che supero il quintale, raga, quella lì la sfondavo sempre. Però questa qui comunque riuscirà a sostenermi. Adesso vi faccio vedere tutto. Appena ricaricato un pochino la fotocamera, raga, quindi adesso abbiamo cambiato inquadratura. Adesso mi alzo e ve la faccio vedere da qui, perché veramente ho veramente ho qualche secondo, raga. Allora, ve la faccio vedere. Aspetta, mi cado in avanti. Ve la faccio vedere, raga. Guardate, la sedia è questa. Boom! E ovviamente vi devo fare vedere il confronto. Eccomi qui, il confronto tra questa e quella di prima. Non c'è più spazio. Adesso vi faccio vedere tipo questa, raga. Questa era una sediolina, guardate, non pesa niente. Era una sedia stratarocca. Ma comunque sono riuscito a fare le mie live, a fare quello. Come mai è sfocato? Oh, mettiti a fuoco, signore. Ok, eccomi qui. Stavo dicendo, io con questa postazione appena costruita siamo pronti dal 10 di settembre, signori. Ricordatevi questa data, quindi
diciamo da quando inizia la scuola, mettete in conto il 13 settembre, comunque dopo il 10, partiamo sostanziosi con queste benedette live. Il messia sta tornando, il messia di Fortnite, tra virgolette. Stiamo tornando su Fortnite, signori. Per tanti anni, cari miei amici, diciamo che abbiamo scherzato su YouTube. Come avrebbero detto quelli del sud, sono stato un minchione. Raga, purtroppo sono stato sempre un minchione perché le live erano così, poi i contenuti erano casuali e poi ci credo che ero triste. Ero triste perché YouTube è come una malattia. Se vai bene ti senti sempre bene, se vai male, male nel senso che fai poche views e fai pochi like, tutta la tua vita è triste. Con questa postazione io sono a posto, abbiamo tutto quello che ci serve, speriamo che internet, perché io faccio sempre dall'hotspot, mi prenda ogni momento, perché partiremo belli nutritivi con le live. E in questo periodo, raga, io mi sono assentato per un po' di giorni, probabilmente questo canale ormai è diventato così, dobbiamo recuperarlo con la cariola. Dobbiamo recuperarlo con la cariola, raga, ma vi rendete conto? Con la pala, per favore. Io sono qui. Ho intenzione, cioè, cambio di sicuro, ho cambiato la mia mentalità, adesso i video saranno molto più tranquilli, non ci sarà più quella roba. Un video al giorno, un video... No, con calma. Prima vengono le cose importanti, scuola, tutto, impegni per il futuro, poi, giustamente, il tempo per fare le cose su YouTube, raga, quindi... Io sono qui, pronto a tutto, pronto ad impegnarmi e pronto ad emozionarmi e emozionarmi per quello che posso fare, raga. Come dicevo prima, raga, ho tanti anni, io ancora ho più di 60 anni di vita, sempre se tutto va bene. Quindi auguro il meglio a me, raga, e spero di piacervi finché morte non vi separi. Di piacervi sempre, come quando voi seguite i migliori youtuber tipo Lion... Per chi segue Lion, FabiJ, Mates, questi youtuber qui, sul canale Viola, tipo Power, qualcosa lì, raga, perché vi sanno emozionare. E quindi devo riuscire a fare la stessa cosa. Giova, ti devi iniziare a mettere bello nutritivo per cercare di coinvolgere le persone e quindi a volerti bene. C'è poco da fare, raga. Io ho fatto tutta la postazione, ci sono qui, raga, torneremo con le live di Fortnite, ma non come facevo una volta, non come facevo una volta, perché una volta ero un micchione. Adesso invece, raga, riusciremo a farle sistemate bene. No, dai, non vi spoilerò niente, stavo per dire spoiler o non spoilerò niente. Raga, io sono qui, green screen, green pass, poi le luci ce le abbiamo, la sedia è a posto, mi sono pure scrocchiato. L'avete vista, poi c'è il tavolino, la connessione dovrebbe essere a posto. Signori, io scaricherò Fortnite a breve, torneremo con le live e spero che mi riapprezzerete come era una volta, ma anzi ancora meglio, così meglio che riusciremo a sfondare su YouTube e arriveremo al nostro traguardo. Mi piacerebbe arrivare a tipo al Romix, Luca Comics, le fiere. Poche parole, mi piacerebbe essere riconosciuto dalle persone in quanto creatore di contenuti. Un po' tipo quando vedete Stepney che andava alle fiere, diceva è bella. Sì, sì, quello. Per me quella, non dico che la felicità, però mi... È qualcosa che mi ha sempre ispirato, sin da quando avevo 8 anni e li guardavo dal Nintendo. Quindi signori, io adesso vi saluto. Torniamo con Fortnite, adesso che mi sto un po' così emozionando, ma non vi disperate, torneremo belli nutritivi. La postazione l'avete vista, raga, adesso non me la faccio rivedere mille volte. Stiamo praticamente stiamo parlando come dei filosofi, quindi signori, io vi saluto, anzi vi devo salutare belli nutritivi. Andiamo, mi raccomando, alle live. Mi raccomando, le live. Il giorno 8 mi sbloccano la monetizzazione. Facciamo così, se volete, per quanto riguarda donazioni e abbonamenti, fateli. Se volete farle, le donazioni, fateli. Ecco, ovviamente, non voglio vedere le grandi cifre. Lo avete sempre saputo.
Raga, io adesso devo andare. Questo video è durato poco, ma anche se non è editato, raga, io ho bisogno di parlare con voi. E ho bisogno di vedere qualcuno che mi ascolti. E anche se saremo 10 persone, probabilmente che vedranno il video, io stesso lo rivedrò dal cellulare. E quindi parlerò con me stesso, raga. Io vi saluto. E questa volta è quella ufficiale, signori. Riprenderemo in maniera nutritiva. Ci becchiamo alla prossima. Con calma adesso riprenderemo scuola, compiti, tutte cose, anche la live. Io vado, raga. Sono tranquillo un botto a parlare con voi. Mi raccomando i commenti. Ci becchiamo alla prossima. Bella! Forse sono un po' troppo bianco con queste luci davanti. Dovevo regolare meglio, raga. Ecco, dagli errori impariamo sempre.